Buonasera. Segreto, dal latino secretum, da secernere, mettere da parte. Per i dizionari il segreto è un qualcosa che deve essere custodito, rimanere nascosto e non divulgato. Eppure, come disse la cantante toscana, questo segreto è una camera, ragazzi. È un palazzo che brucia in città. E così, proprio nel cuore di Bologna, la leggenda narra che si celino 7 segreti. Ma sono davvero così segreti? Stiamo indagando sulla scritta Cannabis Protect Show, uno dei 7 segreti di Bologna, e siamo qui sotto dove la... Oh, che c'è una cartina? Scusa, cioè, se cercare una cartina che mi serve per fare una... E tu, della scritta Cannabis Protect Show, di questo segreto di Bologna? Bella domanda. Siamo con il presidente della Commissione Segreti di Bologna. Che cosa ci sa dire su questa scritta Cannabis Protect Show? La finestrella è sicuramente importante perché porta un importo nuovo a Bologna. Lei cosa sa di questa scritta Cannabis Protect Show? Non lo so, forse si facevano delle canne? Perché a me piace quando vedo, l'altro ieri ho visto sulla finestra, presente, c'è una finestra che è come sta a Venezia, una cosa assurda, e mi hanno fatto cantare, che posso, io faccio l'imitatore, so imitare Lucio Dalla? No, ma sulla scritta Cannabis Protect Show. Cannabis, protezione della cannabis. La ringrazio per questa domanda che è decisamente importante, e la scritta Cannabis Protect Show è uno dei segreti di cui andiamo più orgogliosi. Che è una cosa che non si fa per niente, cioè fumare fa male alla salute. No, ma certo, questo è vero, ci teniamo anche a dirlo, ma la scritta Cannabis Protect Show, cioè il segreto proprio. Che fa male proprio. Dei segreti di Bologna lei sa qualcosa? Abbastanza. Per esempio? Cioè, lo sa che a Bologna sono state liberate nel 1220 i servi della gleba, è la prima città al mondo. Guardo qua, sì, i Negramaro, sì. ti piace sì, il Negramaro? Sì. Ti piace? Allora, io so fa Giulio. La fa male fumare, non la scritta. No, fa male fumare, sì, certo. Però forse fa bene anche venderlo, non lo so. Perché ho alcune conoscenze che hanno fatto tanti soldi in questo business, certo, insomma. Certo. Però la cosa sicura è che fa male fumarla. Accidenti. Accidenti. Non lo sapevo. Questa non la sapevo, ero impreparato. Qualcosa. Nel 1220. Accidenti. È la prima città al mondo. E guarda in fretta e non pensa che quel che dici può far male. Ma male, capi? Male, perché ti fa male, la vita fa male. Ma sul fatto che si dice che cannabis richiama un po' chiaramente alla cannabis. No. No. E ne sono molto orgoglioso. Grazie. Perché grazie. È la prima città al mondo. Ricordarci questo. Certo. Mi piace quello che fa. Sì, dove una cartina ce l'hai? Non ce l'ho una cartina, allora scusa. Posso passare perché devo andare a fare la cartina, no? Prego. Grazie. Ma Cannabis Protection? Cannabis, appunto, la cartina, dico, se tu non me la dai la cartina come fa? Non è vera questa cosa, non... Guardi, io... Guardi, più che guardi, sì, no? Non, secondo me no. Poi se per lei, se lei fa, io, no, cioè, il suo lavoro, io... facendo un'altra cosa. Comunque no, le ho spiegato il perché, le ho spiegato ed certo, è... Certo. 1477, Bologna. Via Indipendenza è una delle principali vie della città, le quali, fortune economiche,
sono dovute alla coltivazione di una fibra tessile importata da terre africane, le cui qualità hanno portato letteralmente la felicità e la spensieratezza agli abitanti bolognesi. La canapa. Così non può sorprendere di trovare incisa in una delle vie più eleganti di Bologna la scritta Panis Vita, Cannabis Protection, Vinum Letizia, ovvero il pane vita, il vino è letizia, la cannabis è protezione. E questo era un altro dei sette segreti di Bologna. Parmeide Morandi ritorna alle sue terre. Almeno fino al prossimo segreto. Un opaco proseguimento.